Qui siamo a fare a Filion Petri con Adriana Gandolfi, ricordare, una carissima Adriana, ricordare quello che è accaduto nel 1799. Adriana, dimmi. Allora, qua siamo nel posto dove nel 1799, quando arrivarono i francesi per appunto invadere il paese e mettere... Erano entrati a nord per invadere il regno di Napoli. Bene, perché scendevano perché verso sud. Per apportare libertà, egalità e fraternità. Non interrompere continuamente, perché puoi interrompere la faccia, gli fai perdere il filo ai relatori. Quindi qua c'era una selva, infatti si chiama Colle Selva, oltre che Contrada Vicenne. Quindi si incendiò il bosco. Quindi loro da trovarono... Solo. Dicono che è stato Sant'Antonio che era apparso prima ai francesi. Probabilmente sono stati i contadini della zona spaventati che hanno messo fuoco al bosco. Quindi il merito se l'è preso Sant'Antonio. Quindi i francesi ripiegarono scendendo sotto e andando a distruggere poi i guardiagrele. Quindi da allora c'è questa chiesetta che è stata messa per, diciamo, ricordo. Perché ogni 50 anni facevano come fanno oggi il giubileo, cioè riaccendono le farchie non più a fare a Filion Petri. Ecco, ogni 50 anni o ogni 25? Aspetta, all'inizio era ogni 50, da diciamo una cinquantina d'anni lo fanno ogni 25, come il giubileo della chiesa. Infatti io 25 anni fa ero qua e mi ricordo che pensai, ma io fra 25 anni quanti anni avrò? Invece 67. Qua stai. Qua sto. E mo se dovessi tornarci fra 25 avrei 92 anni. Vabbè, forse mi ci faccio pur t'abbracciare. Quindi Adriana, noi possiamo dire che Sant'Antuono è San Vedista, non è Giacobino. No. È San Vedista perché ha protetto le popolazioni napoletane e abruzzesi. È abruzzese e quindi contro i giacobini. Contro i giacobini che erano l'esercito invasore. C'è anche da dire questo, Adriana, che si fa il 16 perché secondo il calendario italico la giornata del 17 e la giornata inizia un altro mondo, quindi in questo momento, come ti dissi quest'estate, che praticamente iniziano secondo il calendario giacobino che usiamo adesso, è normale, però secondo il calendario italico che è ancora in uso della Chiesa, le giornate iniziano un altro mondo, quindi oggi adesso inizierebbe il 17. Sì, è vero, infatti. Per cui noi tutte le feste, pure la Madonna dell'Immacolata, i fuochi, la Pasquetta della Befana, la famosa dopo il terzo giorno è resuscitato, secondo le scritture, perché iniziava il giovedì sera, che per i calendari moderni giacobini è il venerdì, invece per quello tradizionale è il giovedì. Ok, però se adesso non ci muoviamo non vediamo le farche che arrivano e le montano. Ah, vabbè. Segnala che le farche stanno partendo da sotto per arrivare fuori. Quindi ogni farca che si incendia, dicevi? Sì, per incendiarsi, adesso la fanno incendiare con i fuochi pirotecnici, cioè attaccano una batteria e sopra prende fuoco. Quando venni io le prime volte, 40 anni fa, ma fino a una ventina d'anni fa, si arrampicava un uomo sopra con la miccia e metteva fuoco. Era pure pericoloso. Invece dopo hanno cominciato a fare con la batteria del mezzo. Però è una gara a chi la fa più bella. Vabbè, ci serve anche quello. Spero di no. O no? Non se l'avessero fatta. Del miracolo del 1799. E fino a 50 anni fa lo facevano ogni 50 anni. Poi l'hanno accorciato ogni 25, come il giubileo della Chiesa. Però dillo, giubilare, perché? Perché? Non sono d'accordo. Stavamo tanto comodo là sotto, perché mi si spostate che sopra? Infatti molti dopo i 25, 1799 è 2024. Quelli che portano questi signori. Come la statua? È la statua. È la statua. È la statua. Adriana, ma prima, Adriana, ma
ma prima veniva fatto con i buoi. Ah, oh, la fine, questa lì aspetta. La fine arriva, non arrivo lì. Mo arrivo, mo. Quindi lo fa. Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Eugenio Di Fulvio, professore di religione e studioso della nostra tradizione. Con questo ingresso della Statua del Santo approfittiamo per chiedergli di parlarci della figura di Sant'Antonio Abate. Buonasera a tutti, vicini e lontani, e vi accenno qualcosa di questo santo. È un grande santo, questo santo. È un santo che è nato in Egitto. È stato un monaco, un uomo che lascia la città con tutti i suoi vizi per andare per un presepe. Ultimamente che ti è successo per un presepe? Diciamo meritorio. Come Zambognaro. Quello dello Zambognaro. Senza dire i nomi. Per due cose principali. Che ti è successo? Dico, sì, volevo partecipare a un presepe vivente. Ho chiesto di partecipare e mi hanno detto lo Zambognaro col presepe vivente non c'entra niente. Che si chiamava? E c'entrava Harry Potter. Tutti i pastori dei presepi. E c'entrava Harry Potter. A Harry Potter adesso sostituisce lo Zambognaro. Sì. No, non lo dirlo, non serve, poi lo diciamo a telecamera e spiega. Quindi lo Zambognaro adesso deve far lasciare il posto ad Harry Potter. Sì, grazie. Se possiamo la sua pigliasso Harry Potter. Poi torna di nuovo nel deserto e fonda varie scuole di monaci e resta sempre un eremita, ossia un uomo che conduce vita solitaria. Poi sono la metà di quelle solite, questa è la metà di quelle altro che un altro. Di quella? Di quelle solite. È stato il primo a fondare le basi, a gettare le basi della etimologia. Infatti la tradizione lo ricorda come grande lottatore contro Satana. Capito, quest'anno si può. E grazie professore Eugenio, seguiamo ora l'ingresso della contrada Campo Lungo. Non è piccola, ma... ma tu non hai idea di cosa sono... Spesso quasi... Questo è 5 metri, sono 10 metri. Ti metto questo, che buono. Cane, abbiamo appreso che il termine vicente significa terreni coltivati a rotazione. Infatti in Abruzzo questo nome è molto ricorrente e in molte contrade. In tutto il regno, veramente. Nel frattempo seguiamo anche l'ingresso della contrada Nel regno era un termine usato per indicare che i terreni vanno sempre girati e a sovesti, ogni anno a rotazione ogni famiglia alleva un maiale che poi verrà mangiato in tempo di a sovesti, no? Vicenda, a Vicenda, tradizione della contrada. Infatti se tu vai invece sera siamo rivelati, ogni 15 sera la moneta per tradizione e molti turisti si recono qui dalle Vicende per assaggiare questa pietanza. Dalle Vicende è la località? Sì, però è presente in tutti i posti. Via Vicenna sta in tutti i posti. Come il nome de Contra, che significa di fronte, che significa il sole. Molte contrade, molti paesi del sud si chiamano de Contra o Vicenna. A Vicenna e dagli altri Vicenna. Sì, sì, nel sovescio, no, a sovescio. De Contra perché con cosa? A De Contra c'è il paese, lì c'è Valle Gementina. Allora, ogni nome è nel rispetto del diritto naturale. Per fare la differenza.
La terza. Per poggiare la terra della macchia. In questa maggior vita di quella della medica Capolunga ha deciso di migliorare l'estetica della macchia, pulendo anche sì, dei cane. Capolunga iniziò la macchia negli anni 20 ed il trasporto avveniva con una traina, ovvero una svilita fatta da uscire la terra. Veniva regalata dalle mucche fino al paese e negli anni 70 la traina è stata sostituita dai trattori. Capolunga è conosciuto anche qui a Farà come un attore, Zuffarini, che prende il nome da un personaggio di spicco venuto da fuori e stazionatosi in questo luogo. Seguiamo ora le operazioni di scioglimento funi della Contrada Colli, Contrada Colli che issa sul suo trattore una bandiera. La bandiera del 1932, donata dalla Prefettura, con la migliore macchia, che ogni anno viene posta sull'acqua e portata su piazzale adiacente la chiesa di Santa Maria. Intanto seguiamo l'ingresso della parrocchia dei Colli San Donato. Sarmonica è quella a destra, quella sarmonica è quella nera. La sarmonica è quella nera, che si chiama la cellula nera. Quelli sono i supporti. Che stanno là dentro, offrono il vino, vedi il vino? Offrono tutto. Guarda, poi c'è una calanda qua. Negli anni vedi, proprio molto fasci, no, ma a parte quello, ma il colore costante, il turismo. C'era quello che si trovava prima nel 1860, prima. Alla chiesa con delle torce fatte, delle fattiette. Quindi nel, nel 1899, a 100 anni dal miracolo, diventarono alte come gli alberi. Perché era l'Italia della Belle Époque che ambiva a fare l'impero. Sì, sì, ho capito. È come se stanno a mettere un brulone a mare, no? Sì. Quindi ora vediamo quando scavano e mettono... Devono fare una sede per far passare gli studi, quando sono gli anziani. Proviamo ora le operazioni di messa in terra delle strade, con le strade. Grazie.
scorso la bandiera di Padesanderano ha festeggiato le nozze di Piazza ed è un motivo di orgoglio per tutta la comunità. Il disegno è quello originale, fatto dalle suore del 48. Sulla bandiera ci sono i segni di regali di tutti coloro che l'hanno portata in questi anni. Però quello c'ha un difetto, metti troppo breve quello di Macerata Campagna, troppo breve, si parla di questa cosa ma non si sente abbastanza, c'è solo piccoli interventi, ce la dovresti aggiungere, poi ma che cosa? Della loro, come si chiama? I bottari. Sì, uno lo so. Perché se ne parla, ero tutto ansioso pure io, ma non ti mando il video, poi ti mando tutti i video. Quello è bello. Però ce lo dovresti mettere un minuto. Ma quello è... Perché dopo che si parla di questa cosa uno lo vuole vedere, lo vuole sentire. Come si chiama quella cosa là? Questa manifestazione che suona, che si chiama la è come la pasta inizia il periodo più corto dell'anno che finisce a Natale. Le giornate sono piano piano cominciate ad allungarsi e quindi dal passo di gallina che inizia a Santa Lucia, poi dopo a San Antonio, aumenta di mezz'ora, tre quarti d'ora la giornata e si passa al passo da corso. Mentre invece Ferragosto, Capo de Virna, perché crolla di mezz'ora, tre quarti d'ora la giornata. Infatti dice un proverbio di Ortona, Santa Rocca, Vita Stella, Stamicciola, Prima Sant'Antonio, possiamo dirvi che è una delle contrade che utilizza ancora il sarto per fare la farchia e custodiscono degli attrezzi molto antichi, in particolare un'ascia del 1903. Sant'Antonio è una delle contrade che ogni 16 gennaio riceve l'aiuto spontaneo dalle altre contrade per metterla a terra e per alzarla. Thank you.
avviene ora. Seguire, seguiamo l'ingresso della contrada Colle Pagnotto. Personalizzato della contrada rappresenta l'immagine di Sant'Antonio con gli animali. È curioso sapere che la contrada prima della guerra veniva identificata con nomi diversi in base alla zona e alle famiglie di appartenenza. Ricordiamo per esempio gli Eusibie, Cilura, Viduccio. Solo dopo la guerra si è iniziato a chiamarla Colle Pagnotto. La particolarità di questa contrada è che pulisce le canne da generazione e curano ogni singolo particolare, compresi i legami. Fra 25 anni lo rifanno qua. L'anno prossimo è in giù. Tu quante volte sei stata qui? Forse 40 volte. Non 40 anni di fila. Inquadrata lo stendardo Amiconi Centro, che ha scelto di raffigurare il proprio stendardo. Per me era con un disegno ripreso da un artista che raffigura la fonte. Per me non inizia l'anno dal loro luogo di ritorno. Però l'anno prossimo devi con i pulci giucci. L'anno prossimo devi con i pulci giucci. Alla Basilica di Santa Alla riva lo fa. Alla riva. Dopo le...
alle 6. Hai detto le 8? Alle 8 è. Data 1942 con la scritta Viva Sant'Antonio Abate. Quindi in piena guerra. Quindi durante la guerra la particolarità della contrada Mandrone è che i farchiaioli portano l'usanda andone a tutte le case della contrada come si faceva una volta. È una tradizione conservata ad oggi solo dalla contrada Mandrone. La situazione è un po' tesa. Vabbè, ma adesso la chiusa deve essere qua. Sì, però dico ma no, perché poi c'è stata la protezione, perché due omosessuali, due femminili erano stati legati, diciamo, siccome era considerato un peccato nel 600, li hanno arrestati e li hanno messi legati in una pianta durante la notte, una notte d'inverno a Montevergine, sotto la neve. E mamma Schiavona, la gente dice che la Madonna di Montevergine li ha liberati e li ha salvati. Ma le sette Madonne di... l'hai studiato le sette Madonne di Roberto De Simone? Grazie.
scusate, la, il vino là sopra l'avete visto? Madonna delle Conte, sì, in fronte a Bella, poggiare a terra la propria famiglia.
entrata del cinema. Ma il cinema. Anche queste operazioni molto importanti sono le istruzioni del capofacchia. Con l'urlo o forza che da tutti i guadagnoni sotto la forza di spingere insieme. Sì, è italiano. Scuola morte. 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 Ma c'è, sta fa male. Secondo me sì, c'è no. Com'è infatti? Ducendan? E arde ancora. Arde ancora? 200 anni e arde ancora. No, parte lui, sì, lui l'ho registrato. Che ha detto delle cose troppo belle. Questo è militare questo. Giardino. Contra. Allora, se vuoi entrare per fare le foto da vicino, lui ti dà la pass. Ah, no, sì, sto a sentire, ma tanto non mi vengono più bene se è fatto o no. Come vuoi dire? Perché sennò questo si alza male. Ma le faccio da qua, oramai a farle da vicino non mi vengono più bene. Questi fotografi che ci stanno, voglio dire. No, ma per voi ce ne sono fatti. C'ho tanti amici. Mamma mia, quella vedo brutta veramente quella faccia, se ricade giù ammazza qualsiasi. Se ricade quello, ma quanto peso ammazza veramente. Ma perciò le hanno fatto più basso, perché sotto in basso è quasi il doppio. Comunque si sono vedute. Sono quasi il doppio sotto. Quando le fanno sotto. Si girando sopra, che è la girandola sopra? La gira con le foto ce l'hanno tutti, no? Eh sì. No, questa cosa c'è. No, gli altri. No, gli altri senza girare, quello è l'unico. L'aveva detto pure. Invece gli altri c'hanno. Gli altri c'hanno il bondi morto. C'hanno il. No, c'hanno la ginella. C'hanno il tegolino. Seguiamo la fase di alzata anche della contrada. C'è sollevamento in italiano, ma lo parli di dialetto, parli di italiano. Ah sì. Seguita da Pollicentro. Guarda che belle gambe, non mi stai non ti sbagli. Seguiamo anche la fase di alzata della contrada Minghino. E la batteria della bobina, ah quella per... Srotolando lo sparo sono quella del giardino e la facchia Minghino. Sì. Lui.
seguiamo la fase realizzata della contrada Mandrone. Seguiamo anche la fase di alzata della contrada Sant'Antonio, che è una delle contrade più giovani di Fara. Seguiamo ora San Nicola. Io mi auguro che quando le accendono tu dici che la gente c'è lontano. Questo è vero. Non sa tutti sotto, non hanno paura. È pericoloso, esatto. E col fuoco proprio. A me fanno paura più. Ci avevo da fare altro. Ah, vedi, mi sto qui sulla parte che c'era la qua la seconda volta, cioè che si è stata la parte. Oh,
la prima. A tipo Ciro. Uno chiamava Ciro. Benissimo, un applauso alle forchette della scuola che vi scambieranno la serata. Adesso partirà la contrada delle vicende. Attenzione, teniamoci lontani. Adesso accenderà Campolungo, un'altra contrada che fa parte del comitato La Collina, così come l'ha definito il nostro parroco Don Claudio. Insieme a Vicenne, Coglie e Collicente hanno costituito questo meraviglioso comitato che ha una testa in maniera del tagliato gradevole. Gio, non è che si può fare una chiesa?
dei campi. Ci vediamo nel caso, ci vediamo lì. C'è la vostra. Adesso il mandrone accende. La nostra. No, io le orecchie. Ah. È stata le orecchie. Fantasia, ognuno. Quello ha fatto i fuori. Di solito fa i fuori. Adesso Montone.
Bene, adesso Santa Eufemia. Ok, quindi accendo l'ultima parte, abbiamo donna. Insieme, voglio
ci dice dai dai. Non passa in mezzo qua. Abbiamo ripreso lo stesso. Ora attraversiamo in fila. Vabbè dai, abbiamo fatto. Allora, si sente? Raffaele, si sente? Fammi un cenno, per favore. Pettinetto. Ok. Bene, allora, informo che questa amministrazione si è prodigata perché questo anno rimanesse impresso nella storia e quindi abbiamo ottenuto un annullo filatelico che... un annullo filatelico per immortalare proprio questo anno. E ringrazio veramente le Poste Italiane, ma in primis consentitemi, ringrazio la nostra concittadina, la dottoressa Mara Bucciarelli, che si è tanto adoperata, non la vedo da nessuna parte, ma la grazie Mara. E ovviamente ringrazio Renzo Gallerati, che è stato un martello per arrivare a questa conclusione, ringrazio il direttore generale delle Poste che abbiamo qui questa sera e al quale passo il microfono perché ci dia un saluto lui di persona. Recatevi alla postazione che sta proprio a fianco alla chiesetta di Sant'Antonio, dove si distingue.